un nuovo appuntamento con Viaggiare Sicuro Informati ai tempi del coronavirus. Questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi, di giovedì 9 dicembre 2021. Messico: non vi sono particolari misure restrittive legate al Covid per l'ingresso nel paese per via aerea. È necessario compilare un questionario di salute a partire da 12 ore prima del volo sul portale www.vuelaseguro.com. All'arrivo le autorità di immigrazione possono chiedere copia di un biglietto di uscita dal Messico entro 180 giorni e delle prenotazioni alberghiere, riservandosi di negare l'ingresso in caso di mancanza della documentazione prevista. I passeggeri possono inoltre essere soggetti a controlli sanitari e, in caso di sintomi, sottoporsi ad ulteriori controlli e o quarantena. Attualmente l'unico volo diretto per l'Italia è quello operato da Neos a Cancun-Milano ogni 10 giorni nei mesi di agosto e settembre. I voli con scalo sono numerosi e quotidiani via Madrid, Parigi, Amsterdam, Francoforte e Londra. Per tali voli è sempre opportuno verificare previamente i requisiti di ingresso transito dei vari paesi interessati. Le informazioni sul traffico aereo qui riportate non sono da intendersi come esaustive e sono possibili in qualsiasi momento ulteriori variazioni. Si raccomanda pertanto di rivolgersi alla propria compagnia aerea per informazioni sullo stato del proprio volo e per l'eventuale individuazione di rotte alternative in caso di cancellazioni. Kosovo: sono aperti tutti i valichi di frontiera terrestre, così come l'aeroporto di Pristina. Per chi arriva dall'estero è obbligatorio presentare un certificato che attesti alternativamente documento che attesti la vaccinazione completa, due dosi, documento che attesti la vaccinazione parziale, una dose, emesso non più tardi di un mese prima, e test molecolare realizzato fino a 48 ore prima, documento che attesti la vaccinazione parziale, una dose, assieme ad un certificato che attesti di aver superato la malattia, emesso non più tardi di 6 mesi prima. Dal 3 gennaio 2022 sarà accettato solo il documento appena individuato nel punto A, ovvero documenti che attesti la vaccinazione completa di due dosi. Sono esonerati da tale misura i viaggiatori in transito nel paese per meno di 3 ore, inclusi i trasportatori, i viaggiatori in transito nel paese per meno di 5 ore con autobus organizzato o linea di transito internazionale regolare, il personale diplomatico accreditato in Kosovo, i minori di 12 anni, persone in possesso di un certificato medico che faccia stato delle controindicazioni alla vaccinazione. Tali soggetti devono presentare un test molecolare negativo realizzato fino a 48 ore prima. Singapore: è entrata in vigore la Vaccinate Travel Lane, VTL, questa è la sigla, che consente a tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia, completamente vaccinati, in possesso del certificato Covid digitale UE, e di fare ingresso a Singapore per qualsiasi motivo richiedendo il Vaccinate Travel Pass VTP, eliminando l'obbligo di quarantena all'arrivo. A tutti i titolari di pass a lungo termine e i visitatori a breve termine che hanno viaggiato in Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Zimbabwe, Ghana, Malawi e Nigeria negli ultimi 14 giorni non è consentito entrare o transitare attraverso Singapore. Romania: le disposizioni per l'ingresso in Romania variano a seconda dei paesi di origine, suddivisi in 3 diverse zone, verde, gialla e rossa, a seconda dell'incidenza dei contagi. Maggiori informazioni potete trovarle sul sito www.cnscbt.ro. L'Italia è attualmente inserita in elenco zona gialla, pertanto, come per tutti i paesi di questa zona, l'ingresso in Romania è soggetto all'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni. Tuttavia, ne sono esenti, a patto che non mostrino sintomi da Covid-19, alcune categorie di viaggiatori, coloro che abbiano completato il ciclo vaccinale contro il SARS-CoV-2 da almeno 10 giorni o che mostrino l'esito negativo di un test RT-PCR eseguito non oltre 72 ore prima dell'imbarco, oppure che siano guariti da Covid-19 nei 180 giorni che precedono l'ingresso in territorio romeno. Prima dell'imbarco vi è inoltre la necessità di compilare un formulario, sebbene la misura della quarantena non si applichi alle categorie menzionate, il formulario richiede ugualmente l'indicazione di un indirizzo presso il quale trascorrere il periodo di isolamento fiduciario in Romania, nell'eventualità, ad esempio, in cui si risulti positivi al virus durante il soggiorno in territorio romeno. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare Sicuro Informati ai tempi del coronavirus. Vi ricordo che le notizie sono aggiornate alla data odierna, ovvero giovedì 9 dicembre 2021. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare Sicuri e Informati ai tempi del coronavirus, uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it.